2014, siamo a Bovisa, a Milano, in Spazio Candiani e stiamo per dare il via a un evento sugli assaggi dei caffè utilizzando poi il protocollo di preparazione dei caffè e di assaggio di Cup of Excellence. Sono con Alberto Poloiaz di Trieste dell'Imperator. Alberto, ci vuoi raccontare e spiegare quale sarà l'evento di oggi? Sì, oggi in particolare sarà un evento incentrato su un singolo paese produttore, ovvero il Costa Rica, che poi vabbè, è abbinato anche all'evento sportivo che si terrà questa sera. In questo caso verrà offerto del caffè, ci saranno sei singole origini, e non solo singole origini, ma singole varietà, in cui quello che cambierà sarà, oltre alla varietà, anche il metodo di lavorazione e illustreremo anche, quindi poi daremo modo a chi proverà questi caffè di valutare il caffè e vederne le differenze tra un metodo e l'altro. Ho accennato prima e l'assaggio avverrà alla brasiliana, quindi il caffè avrà un suo protocollo di preparazione. Come vedete, la tazza dove verrà preparata la bevanda è una tazza senza manico, di larga, oserei dire quasi alla forma un po' della tazza da cappuccino. Ci puoi spiegare quale sarà il metodo di preparazione e quali parametri questo metodo prevede? Sì, allora il metodo è quello per infusione, ovvero viene macinato il caffè molto grossolanamente, ancor più che per la moca. La proporzione acqua-caffè è di 8,25 grammi di caffè per 150 ml di acqua, seguendo il protocollo SCA, Specialty Coffee Association of America. Il tempo di infusione è di 4 minuti. Al termine di questi 4 minuti si va a rompere la crosta che si forma in superficie, facendo dei tre brevi e velocissimi movimenti, avvicinandosi con il naso. Una volta fatto questo, bisogna ripulire la tazza con due cucchiai. Dal residuo di schiuma, e dopo diciamo un minuto, quando comunque la temperatura della tazza raggiunge i 60-65 gradi, si è pronti per l'assaggio. Abbiamo detto che non è preparazione all'espresso, quindi la bevanda che si ottiene è totalmente diversa da quella che noi conosciamo, Certo. anche con sentori, aromi, gusti e proprietà organolettiche meno intense. Qual è lo scopo, di assaggiare il caffè in questo modo e perché a livello internazionale non si assaggia in espresso? Ah, diciamo nessun metodo di estrazione è un metodo di valutazione di assaggio, perché poi ciascun metodo di estrazione ha in realtà si ha un assaggio un po' falsato di quello che è il caffè di per sé. Qui non si vuole assaggiare il caffè per quello che è, quindi senza l'utilizzo di macchine, senza particolari accorgimenti. L'unico elemento che bisogna valutare, quindi non c'è abilità nella preparazione, non c'è macchina, l'unica cosa che si va a valutare è il caffè in quanto tale, quindi è un modo per isolare in qualche modo tutte le altre variabili che costituiscono i metodi di estrazione e concentrarsi sul prodotto specificatamente. Beh, e questo metodo di preparazione, anche per far sapere a chi ci vede, viene affrontato e si può fare della formazione su questo con il Coffee Diploma System, con alcuni moduli presenti appunto nel sistema di formazione della Sky, in particolare nel green, nel sensory, in realtà anche nel roasting, perché poi i Certo, campioni, certo. no, che i partecipanti assaggiano per l'esame del roasting a livello foundation in termini di professional, si basano sulla preparazione di caffè con questo metodo. Io aggiungerei, mi sembra anche interessante sottolineare, e per gli operatori di settore è interessante, che si assaggia anche in questo metodo perché probabilmente si riesce anche a valutare e a identificare in maniera più efficace magari possibili difetti del caffè Esatto. sul verde, è vero? Esatto, sì, anche perché la macinatura è diversa dagli altri sistemi di preparazione perché il caffè viene pesato in grani e macinato per ogni singola tazza, in modo tale proprio da isolare eventuali difetti che altrimenti andrebbero a sparpagliarsi su tutte le tazze se andassi a macinare e poi pesare il prodotto. Perfetto, Alberto, ti ringrazio per questa introduzione Grazie. e a breve daremo il via a questa sessione di cupping per la Cup of Excellence, in particolare sul paese Costa Rica.
volesse essere aggiornato su questo tipo di eventi, in particolare su assaggi fatti sul caffè, lotti di capo excellence o comunque microlotti di singole fazende o di singole varietà di specialty coffee, può tenersi aggiornato e può seguire i social network, in particolare di Dalla Corte Macchine da Caffè Espresso, che ospita e sponsorizza questo evento qui, Imperator, che appunto è il green coffee trader che ha procurato e che procura i campioni appunto da assaggiare, e Sky Italia, che comunque è sempre dalla parte della qualità, della diffusione del caffè di qualità e che quindi promuove sempre questo tipo di attività. Quindi tenetevi in contatto con i social e arrivederci al prossimo evento.